Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Siamo, cari amici, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti 1-8, e ci poniamo dinanzi questa pagina di Vangelo una domanda. È possibile rinascere quando si è vecchi? È possibile, cioè, ricominciare quando la vita ha messo in evidenza i nostri limiti, ci ha pesantemente misurato e abbiamo l'impressione di essere morti dentro, anche se biologicamente siamo in vita? È possibile rigenerare continuamente la fede, come quando magari è avvenuta la nostra conversione, con quello stesso entusiasmo, con quegli stessi slanci, come è avvenuta la prima volta che abbiamo magari ascoltato quella parola del Vangelo, quell'espressione, quella catechesi che ci ha cambiato la vita? Certo, sì, è possibile, cari amici. Nicodemo è l'esempio. Possiamo dire che Nicodemo è una sorta di patrono di tutti coloro che continuamente sono in ricerca della verità, coloro che non si lasciano travolgere da evidenti limiti, che non si lasciano paralizzare dai propri peccati, che non si lasciano scoraggiare dall'evidenza di un mondo che sembra non capire mai precipitarsi in questo momento più che mai verso il baratro. Allora Gesù ci dice che è possibile rinascere sì, ma dall'alto, cioè partire, ripensare la nostra vita dal punto di vista di Dio. Nicodemo pensa di aver capito tutto, è un maestro di Israele, è uno che conosce bene le sacre scritture, ma è una persona che però ancora non ha capito e allora cerca. Imitiamolo, cari amici, imitiamolo in questa continua ricerca della verità. Non arrendiamoci mai, soprattutto in questo momento. Poniamoci alla ricerca del bello, del giusto, del vero e soprattutto poniamoci alla ricerca di una persona che può davvero cambiare la nostra vita sempre, continuamente, che è Gesù Cristo.